Sembrava impossibile potesse capitarmi, e invece mi è successo veramente, 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 veramente. Facevo finta di fregarmene di te per rendermi più interessante, ma adesso sono solo veramente, veramente, veramente. Se mi volessi bene veramente, perché le maschere che porti a volte sono più sincere, riflettono l'essenza, adesso stai fingendo. Veramente, veramente, veramente. Il cielo grida il tuo nome, la primavera mi risveglierà come un fiore. Potesse capitarmi, invece mi è successo veramente. Facevo finta di fregarmene di te per rendermi più interessante, ma adesso sono solo veramente. Fammi vivere una nuova illusione, fammi vivere una nuova stagione, fammi vivere una nuova illusione, fammi vivere come un fiore. Veramente, veramente. Mario Venuti, buongiorno, ben ritrovati. Se la batte, veramente, con Vivimi di Laura Pausini, che è una canzone che in qualche modo ci allieta le giornate, i cuori. Noi la sentiamo tutti i giorni. Sì. Venendo al lavoro, mettiamo l'iPod, le cuffiette e sentiamo Vivimi. E questo da quanto tempo vi succede? Da quando abbiamo saputo che la nostra Erminia è una fan di Laura Pausini. Avete passato una buona giornata, un buon weekend, una buona vita? Come, uguale. Sempre uguale. Sempre uguale. Ascoltando Oceania di... Chi la cantava Oceania? Allora, lei inizia una citazione, poi si è ferma. È come quelli che racconta... Ti posso raccontare Nino Mario Castelnuovo. Nino Castelnuovo, ho sbagliato. Comunque, ho ascoltato tutto il fine settimana Oceania di Mario Castelnuovo. Bene. Non le va bene come risposta? È così, no, figuri, a me che mi importa. Ma lei se la ricorda Oceania? Come faceva? Non so. Oh. Se scorre, signori, se scorre. No, ma che se scorre? Ci siamo già arenati. Cioè, questo è meraviglioso. Siamo al primo minuto della trasmissione. Come facciamo adesso? Credo che andiamo, non so, gli autori, dopo aver passato la fine settimana a montare altri filmati commemorativi dei 150 anni, con le immagini di scrittori, artisti, tutto la cose lacrimose, col tricolore, la coccarda. Possiamo inquadrare? No, questo suo cinismo... Questo, io do le pedate solo al sagomato... Ecco, Santoro che ecco c'ha, in occasione dei 150 anni ha realizzato quel video che mi era piaciuto tanto, come ricorderete. L'ho commentato e ricommentato nel corso di... Lei è un pochino troppo... Un po', come dire... cinico, algido nei confronti di questa festa. No, pochino... ho detto semplicemente che mi sembrava un compitino fatto all'insegna dell'ovvio dei popoli, che è un giudizio critico? Secondo lei Santoro... Me la dico in cinese, non dica pirlata. Ma Santoro, se dovesse fare, diciamo, una clip, come la farebbe? Sul giubileo, sì, sarebbe molto più
Ah, lei non mi deve toccare perché Santoro quando... Sarebbe più... No, non sarebbe molto... Less. A less? Sì, all'insegna del come la regia di Pupi Avati, secondo quello che dice Cesare Cremonini, che è stato preso come attore protagonista del suo film in un'ampia intervista al Corriere della Sera, ha detto, ma che indicazioni ha dato Pupi Avati come regista? E lui ha detto, nessuno, ha detto di essere naturale perché lui crede nel metodo inglese che si riassume nell'espressione less is more. Bravo. Meno... No, non è giusto. No, ma noi, infatti, no, questo non c'entrava niente. No, guardi, le spiego. Tra il regista e la jingle machine, chi c'è oggi la jingle machine? Pennacchioli. Non capiscono, loro sentono dei suoni e ogni tanto schiacciano dei tasti a caso. Vero, Vincenzo? Vedi, conferma pure Vincenzo. Mica fanno le cose... Quindi, invece, qui 10 non c'entrava assolutamente nulla. Io detesto nulla. Quelli che semplificano, perché bisogna essere tolleranti. Ma quel motto che lei ha testé citato, less is more... Che va tradotto, per l'altro. Il meno è più, cioè meno, più sottrai e in realtà Il meno è il più. Viene da un grande architetto del Novecento, Mies van der Rohe, cioè la semplificazione... Ivanhoe. Si ricorda Ivanhoe, lei? Ivanhoe come no? Fra i Zoli? Ivanhoe. Fra i Zoli? No, adesso... era un telefilm Ivanhoe. Così andava. Di che anno? Farlo un po'? Così. Con la lana. Faceva esattamente così? No, però adesso... Questo grande architetto... Marco Mancassola, o Mancassola, la vita cultura. Erotica dei superuomini. Non si può fare cultura. Ha detto, non si può fare cultura. Ma io invece volevo far vedere la vita erotica dei superuomini. L'ha letto questo vedere. Lei l'ha letto? Io sì. Ah, è interessante, Marco Mancassola. Mancassola. Io credo Mancassola, ma comunque insomma. Tanto per far vedere che anche da noi c'è il dibattito culturale. Ma vogliamo ricordarci che Cesare Cremonini è un grande cantante al quale noi abbiamo dedicato una videosigla di Niente di Personale. Quella che avete visto era quella più recente, che era andata in onda nell'altra puntata, perché noi torniamo domani con Niente di Personale, 22 martedì. Abbiamo fatto Mondo. È bravo Cremonini, ex Luna Pop se non ricordo male. Bravo Abate, grande. Addirittura, bravo, no, addirittura. No, vabbè, ma io dico, io le do il dito, lei si prende la mano. No, io le do la mano, lei si prende il braccio. Io le do il braccio, lei si prende... Addirittura Frick Antoni, che è un cantante punk, ha detto mia figlia vuole sposare uno di Luna Pop, non importa quale. Era il titolo di un libro di Frick Antoni. Roberto Frick Antoni, non c'è gusto in Italia a essere intelligenti. Un delizioso ribello edito da Feltrinelli. Ma perché io regalo queste perle ai Facoceri? Vediamo Mondo, grazie. Vi ho chiamato Facoceri. Ho visto un posto che mi piace, si chiama Mondo. Ci cammino, lo respiro, la mia vita è sempre intorno. Più la guardo, più la canto, più la incontro, più lei mi spinge a camminare. Questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Uomini persi per le strade, donne vendute a basso costo, figli cresciuti in una notte, come le fragole in un bosco. Più li guardo, più li canto, più li ascolto, più mi convincono che parlo della vita è il nostro orgoglio. Questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Sì, questo è il posto che mi piace. Viviamo in piccole città, nascosti dalla nebbia. Si chiama mondo. Si, questo...
questo è il posto che mi piace. La vedo un po' sofferente. Non sono sofferente, ma sembra di stare qui a Tobruk in pieno agosto. Sai che c'è un po' di febbre? Dice, morirete per questo. Io ti pensavo geometra e tennista, campione. Sono anche un come dire, un aspirante medico, un po' come Verdone, capito? Come Verdone. Ah, che gira con il sacchetto di medicine, il maledetto, queste cose un giorno che ti ho incontrato, sì. Chi c'è la sa che è arrivata una comunicazione della regia? La regia, io ho detto chi c'è la Jingle Machine, la risposta durante il video di Cremonia è Viecete. La cosa divertente è che siccome io conosco tutta la trafila di gente che fa così, poi a un certo punto si stanca, va in altri programmi a lavorare, altre trasmissioni dalla stessa rete, dopodiché tornano qua. Sì? Sì, perché io che li vesso, che li maltratto, alla fine sono sempre, cose che dicono loro, io non mi permetterei di pensare nulla, alla fine sono molto meglio di tutto il resto, e quindi stanno qui anche e fanno Santoro, i galletti, poi tornano. Santoro ha avuto un'offerta da Telepace. Da Telepace, sì, doveva sottotitolare tutti i discorsi del Santo Padre. Troppo bene oggi Panatta, non c'è niente da fare, tira i colpi quando l'altro lo attacca. Ha avuto veramente? Sì, sì, no. Sembra che stia accettando. Accettando, sì. Anche lì c'era, come si chiama, la Jingle Machine? Lì è Telepace. La Jingle Machine di Telepace è l'Ave Maria, il Pater Nostro, Gloria! Amen! Io sono stato una volta lì a Telepace. Avete mai visto la Jingle Machine? C'è stato lei? A Telepace, sì. Glielo dica a Santoro che c'è la Jingle Machine. Sono gli studi bellissimi. 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 Ma non è Donto De Schini, non c'è in questo qualcosa di blasfemo, di osceno. Poi in un tasso ci sono tutti i 7 vizi capitali. Sì. Che sono, Santoro, i vizi capitali? Gli dica proprio, sì, in elenco. Vado a memoria. Le tre cose, lussuria, gola e accidia, fine. 3 su 7, manco la metà. Lei non mi passa gli esami per entrare in seminario. Gli domandi i 7 nani quali sono i nomi? I 7 nani. Chi sono i nomi dei 7 nani? Uno sicuramente se lo scorda, tutti quanti si scordano sempre un nano. E dilli tu, Adriano. Dei 7 nani, io non me li ricordo. Brontolo. Devo essere... Brontolo. Eolo. Eolo. Pisolo. Pisolo. Cucciolo. Cucciolo. Già me sto picciando. Mammolo. Sì. Mammolo. Mammolo. Sì. Gongolo? Sì. Brontolo già detto. Brontolo già l'ho detto. E caccolo. Dotto. Dotto. Dotto c'è. Dotto. Dotto. Sono 7? Li abbiamo detti tutti? Ma erano 8. Erano 7. I 7 nani. Lei è un cretino. In realtà ho scoperto che sarebbero 10. La sala vecchia battuta della Va Spettacolo, molto volgare. I nani sarebbero 10. Non si può dire questa qui. No. Quello a cui piace... Questa non la può dire. No. Non sapete dove vado a parare. A grande soddisfazione. Non sapete dove vado a parare. Non sapete dove io sia andato a parare. Quello a cui piace il mare... Jesolo, ottavo. Quello a cui piace la montagna, Asolo. Sì. E quello a cui piace... Basta. Eccolo. Vada alle Bahamas. Ma questa... Vada anche lei a nascondersi. È una roba, è una vecchia battuta. Una cosa tremenda, sì. Abbiamo visto cose peggiori, tipo... Lì ha fatto anche l'animatore, se non ricordo male. Sì, ma 30 anni fa. Sì, però... Le ricordo, siccome lei lo dice... No. Sì, è vero, l'ha detto un po'... Maniela, ma l'ha detto... Sì. Le ricordo che un noto animatore che suonava, cantava sulle navi, eccetera... Ha fatto una grande carriera, sta dove sta, no? A Palazzo Chigi. Certo. Non mi irrida per i miei trascorsi. L'altro è diventato presidente della... abbiamo preso il cavallo sbagliato. Del Mediaset, di Fininvest, con Falonieri, anche lui, no? Certo, con Falonieri. Cioè, anzi, un giorno, da Joe, quando suonavano insieme... Confalonieri lo licenziò Berlusconi perché lo aveva assunto per cantare, ma come ha detto Confalonieri perdeva più tempo in sala con le signorine. Già a quei tempi era così. Ma voi lo sapete che all'Isola dei Famosi c'è un discendente del casato di Benito Mussolini? Così mi dicono gli autori, che io non... Dove, scusi?
all'Isola dei Famosi c'è un discendente del casato, della dinastia, della stirpe, della famiglia di Benito Mussolini, il quale si è anche alterato per l'eliminazione. È stato eliminato? Lui è stato eliminato, è rimasto lì, ha speso la produzione, poi è tornato e ha detto che era stato minacciato. Era stato minacciato, è stato eliminato, è rimasto lì a spesa della produzione e mentre stava lì veniva minacciato. Non so nulla, vediamo. Scusate, ma... Scusate, si sente la mia voce? Ma non me la sentivo di fare la pick-up dance oggi, Simone. Perché? Vi ringrazio di avermi ospitato qua e sono venuto per una ragione importante, per avere finalmente la parola del perché ho protestato in Honduras e non me ne sono voluto andare via, che non è certo per farmi una vacanza, come hai detto. Io ho ricevuto delle minacce molto pesanti, scritte in italiano. Ma da chi? Non lo so da chi, hanno il mio avvocato, so tutto quanto, sono riuscito a fare spedire, a fare portare in Italia. Una minaccia alla mia famiglia, alle mie figlie, perché sono pronipote di Benito Mussolini. Il primo messaggio che ho trovato sul rapporto... Ma pronipote di Mussolini di che? Ma chi lo sapeva che eri pronipote di Mussolini? Se mi era la possibilità di pagare... Sì, ma io non ho detto nessuno. Questa è la mia trasmissione, Davide. Tu sei qui adesso. Noi siamo carini e buoni, però non è che puoi venire qui a farci un comizio, dirci delle minacce, eccetera. Quindi io sono già molto generosa di questo. Però mi hanno scritto, vai a morire, ma stato te e la tua famiglia con la faccia e martello, non mi sembra una cosa bella. Cioè, io voglio spiegare perché non sono rimasto alle spese della produzione. Io sono disposto sei rimasto a spese della produzione. Ma detto questo, allora, non è un problema. Sì, però tu ricevi delle minacce, vieni trattato in maniera ingiusta. Vieni trattato discriminato. Ma ringrazi Dio che ti ho dato uno spazio, ti ho trattato in maniera ingiusta, Davide. Ma perché applaudite? Applaudite? Perché vi fanno segno? Applaudite perché io ho ragione, mettete pure bene in testa. Perché io non ho nessun problema, sono stata io a darti questo spazio. Sì, ma mi sembra che tu non sia molto in te. Nel senso, se vogliamo parlarne bene. Se te mi minacciassero solo i figli, cosa faresti? Davide, per cui io. Carinamente ti ho detto vieni, avrai uno spazio e tutto quanto. Mi sembra che non ci siamo. No, non è ecco, che non con ci grande siamo. Serenità ti dico che per te è una cosa ingiusta che tu sia andato fuori dal gioco. Trovi sempre una scusa per dire il motivo. Mi dispiace chi ti dà dello spazio. Io stessa mi dispiace di averti dato questo spazio. No, mi devi far pagare per cortesia. Delle tue cose, non è che ho tre quarti d'ora di trasmissione. Ho ricevuto queste minacce, Mussolini boia con la falce e martello. Vai a morire ammassato te e la tua famiglia con la falce e martello. Tutte cose. C'è il mio avvocato che adesso valuterà. Ma ho capito, ma cosa c'entra? No, non è questione del televoto, è che mi hanno minacciato. Minacciato solo perché sono minacciato di che, Davide? Ma che minacciato di che cosa? Ma io non lo sapevo, nessuno lo sapeva. Ma in questo paese esiste una democrazia. Tu potrai essere pronipote di Duce, hai detto hasta la vittoria sempre, che è una cosa del Che Guevara. Ma non è questo il fatto, è una forma di. Perché quando mi ridevi in faccia mi sentivo trattato... Ma chi come ti rideva in faccia? No, ma ringrazi Dio che ti ho dato uno spazio. Sono stata io a darlo. E me ne sono molto pentita, Davide. Ciao. Assolutamente, va bene stato così. Discriminato. Ho capito che non... Siccome non capisci... Non si gioca per la vita delle persone. Delle persone? Ma ringrazi Dio che sei arrivato fino a tre persone. Ciao, Davide. Ciao, arrivederci. Ciao. Mi siete comportati male. Davide Fabbri, pronipote di Mussolini, è gestore, creatore di una scuola di seduzione acerbia. Ma questo è un capolavoro assoluto. Cioè, allora immaginare che in un attimo si svolge una specie di cinegiornale luce nel quale c'è Mussolini, Piazzale Loreto, la scuola di seduzione acerbia, mia zia Rosetta, cioè Simona Ventura, l'Isola dei Famosi, tutto questo insieme. E il televoto. E il televoto. E la democrazia. La democrazia. E i 150 anni dell'Unità d'Italia. Vogliamo rivedere il video fatto da Gianluca Santoro? Esprimiamo solidarietà al nipote di Mussolini. Io invece a Simona Ventura, perché anche se è stato minacciato con la falce e martello, bisogna esprimergli solidarietà. No, lo dico da comunista. Simona Ventura, a certa gente dai uno spazio... E poi si prendono. Sto parlando di lei. Di lei, infatti, appunto. Non chiami la correità del. La correità. La Panatta, quando è il caso, lo prendiamo a calci nel sedere,
mediante sangue. Mi napedate da dietro, mi napedate. Ieri, poi magari facciamo anche vedere il conto, quando domani facciamo vedere il conto, che c'è? Che vi state, che c'è? Che c'è? Perché, con tutti. No, c'è qualche problema, no, ditelo. Ecco, vabbè, sapete che c'è cassa? Così, 10 te.